All'inizio del XIV secolo le grandi città europee erano fiorenti. Il momento era favorevole ai creatori di lettere e ai pittori. La prosperità delle piazze di mercato, dei castelli e delle cattedrali creava mecenati disposti a pagare i libri e le illustrazioni. Oggi gli stessi libri ci descrivono quei tempi. Quelli erano i giorni gloriosi dei preziosi libri scritti a mano. Occorreva una squadra composta di artigiani, amanuensi, miniatori e rilegatori e molte ore di lavoro estenuante per fare un solo libro. Non è sorprendente quindi che diventasse un oggetto di estremo valore. Il costo di un libro era alto. Alla fine del XV secolo, per una sola pagina avreste dovuto pagare il controvalore di una mezza dozzina di oche, due paia di scarpe o mezzo barile di birra. Molto denaro per quei tempi. Qui, nella cattedrale di Erfurt, avevano una tale considerazione dei loro libri che non solo li tenevano sotto chiave, ma li incatenavano anche. Per creare questi preziosi oggetti occorreva dunque una squadra di artigiani. Le pelli di pecora o di vitello, i fogli di pergamena, erano preparate da un artigiano esperto. Il testo era steso dall'amanuense o scriba. Le lettere in rosso e le intestazioni erano eseguite dall'esperto di rubriche. Le decorazioni d'oro dal miniatore. Nel caso di uno spartito musicale, le note venivano segnate da un altro esperto. Prima di tutto, però, un apprendista doveva tracciare le linee diritte su cui scrivere. Dopo aver preparato le pelli, la prima cosa da fare era bucare con un punteruolo diversi fogli di pergamena insieme, di modo che poi, tracciando le righe, tutte corrispondessero. Ora giro il foglio e lo vedrete. Questa pagina è stata rigata in profondità, mentre sul rovescio la linea è in rilievo. Così non è necessario rigare ambedue le pagine, una sola basta. Nei centri scrittori di una certa importanza c'era almeno una persona, ogni tre amanuensi, incaricata a tempo pieno del controllo dei lavori. Scorrendo un poco queste pagine ho trovato qui, per esempio, se guardate bene, un errore nella musica che poi è stato cancellato. Gli amanuensi avevano un sistema particolare per annotare a margine e indicare dove era stato fatto un errore. A volte scherzavano perfino sui loro errori, dipingendo piccole mani indicatrici nel bel mezzo del testo per sostituire una parola mancante. E mi è capitato anche di trovare un'intera frase mancante riscritta, incorniciata, è inserita nel testo con corde e pulegge da ometti disegnati in direzione della freccia, dove altri due ometti indicano il punto dove la frase manca. Il moderno amanuense non ha a disposizione una squadra di artigiani. Egli deve saper preparare la pergamena, fare le rubriche, deve essere miniatore e saper segnare le note. Deve controllare da sé le proprie pagine e qualche errore gli può sfuggire. Mi sto accorgendo che se continuerò la scritta con lettere di questa dimensione, non starò dentro il nastro che ho disegnato. Così non ho altra scelta che ricominciare da capo. Ma non è così catastrofico, perché come i miei predecessori del Medioevo, ho diversi modi per eliminare gli errori. Con un coltello molto affilato posso raschiar via la scritta dalla superficie della pergamena. Non c'è pericolo di sciuparla, è formata da diversi strati di pelle. Tornando ai miei predecessori del Medioevo, se osservate bene un antico manoscritto, troverete i diversi errori che hanno commesso e che hanno dovuto raschiar via. Ci riuscirete molto facilmente perché una volta raschiata la superficie non è più liscia come prima
e con il passare dei secoli la polvere tende a raccogliersi nei punti dove si sono fatte le correzioni, in modo che l'errore, 600 anni dopo, è facilmente individuabile. Io invece, dopo aver raschiato via tutto l'inchiostro, liscio il punto con l'unghia per renderlo di nuovo uguale al resto della pergamena. Poi vi cospargo sopra un po' di granelli di polvere e di gomma per impedire all'inchiostro di disperdersi. Ora, nel rifacimento, tenterò un trucchetto. Unirò la V alla A. E, stranamente, l'occhio tende a farsi ingannare, a condizione che ci sia l'impressione della lettera. L'occhio passerà da una all'altra e leggerà l'intera parola. Posso quindi stringere la parola e farcela stare. I mecenati dei miniatori di oggi possono essere sindaci o corporazioni, collezionisti privati o case reali, o anche qualcuno che volesse far miniare il suo poema preferito. I primi amanuensi erano monaci e le loro opere erano religiose. Con lo sguardo rivolto interiormente, dietro le mura dei monasteri si occupavano di cose spirituali. Più tardi, gli scrivani laici che guardavano il mondo esterno riflessero la cruda realtà dell'epoca. Nel nord dell'Europa, devastato dalla peste bubbonica e dalla guerra dei cent'anni, la morte, le calamità e la spada erano illustrate spesso. Le arti marziali rappresentavano la speranza di trionfare sul male e ciò prese a riflettersi nelle forme delle lettere usate dagli scrivani di quelle terre. Nacque così il gotico, con le sue lettere allungate verticalmente e appuntite. Questa scrittura nordica cambiò i caratteri ereditati dall'imperatore Carlo Magno, dell'emblematica O, per esempio. La O viene chiamata madre dell'alfabeto perché entro la sua forma rotonda trovano spazio molte altre lettere. Prendiamo la T, la U, la S. Si adattano tutte molto bene all'interno della forma di base. Considerando i cambiamenti della O nel corso dei secoli, vediamo di conseguenza i cambiamenti delle forme dell'intero alfabeto. Cominciando dal periodo carolingio, vediamo una O rotonda, praticamente circolare. Con gli anni è stata schiacciata, resa più angolosa, fino a giungere allo stile del carattere gotico, che è pesante, nero, duro, geometrico. Qui scrivo la A, la B, la C nello stile carolingio e sotto le stesse lettere in gotico. Possiamo notare che le caratteristiche sono molto diverse. Le lettere gotiche segnano la pagina con tratti compressi, densi e scuri. Le genti del sud trovarono rozza la scrittura nordica e la chiamarono gotica, da goti, i barbari. Questa forma di scrittura si accordava bene con le città del nord, fredde e grigie, ma al sud si preferiva uno stile più antico e più dolce. E gli italiani rifiutarono le forme forti e severe della nera scrittura gotica, adottata in quel tempo nel resto dell'Europa. Non rifletteva il loro modo di vivere. Thank you.
Gli italiani si attenevano ancora ai caratteri della Roma imperiale e da questi trassero le maiuscole di una nuova scrittura, le cui minuscole provenivano dallo stile carolingio. Venne chiamato italico o scrittura italica, ovviamente perché proveniva dall'Italia. Con le sue forme aperte, leggere, scorrevoli, rifletteva un crescente interesse per la vita della Roma classica. Quello che oggi viene definito stile italico era la base della scrittura corrente del tempo. Leonardo da Vinci e Michelangelo scrivevano in quello che poteva dirsi un carattere italico. Questo stile venne adottato anche dalla segreteria papale. Ogni lettera proveniente dal Vaticano portava così un esempio di scrittura italica in ogni paese della cristianità. Un chiaro stile italico, così lo chiamavano i maestri. Per gli avvocati e i banchieri italiani era la scrittura da cancelleria. Divenne lo stile usato dai diplomatici e dagli eruditi nelle nuove università d'Europa. L'italico si sostituì al gotico quale scrittura di ricchi e potenti. Elisabetta I imparò lo stile italico dal suo tutore. Maria, regina di Scozia, lo usò per scrivere le sue lettere d'amore. E quando Filippo II di Spagna impartì gli ordini per l'invasione dell'Inghilterra di Elisabetta alla sua armada, erano anch'essi in italico. La richiesta di libri e di stesure di documenti crebbe. Per proteggere la loro antica arte e i suoi misteri, gli scrivani e gli editori di libri si erano uniti in corporazioni. Queste, a Londra, erano ratificate e guidate dal sindaco e dagli assessori comunali. La corporazione dei librai e quella degli scrivani avevano insieme il monopolio della produzione di libri e della stesura di documenti legali e commerciali. C'era di che diventare ricchi. La redazione di documenti legali per i mercanti e i proprietari terrieri procurò agli scrivani cognizioni approfondite, tanto che ben presto molti di loro diventarono consiglieri finanziari, mediatori e prestatori di denaro. Non sempre lo scrivano era ben voluto. Si diceva che era una creatura generata da una penna e covata in un calamaio. Protetti dalle loro corporazioni, gli scrivani e i librai erano al colmo della prosperità. Era l'epoca d'oro dell'amanuense. Poi arrivò la stampatrice. I libri stampati provocarono la fine dello scrivano, proprio come più tardi l'automobile fu la fine del cavallo. Ne spezzò il monopolio e facilmente lo superò. In Germania, a 50 anni dall'invenzione della stampa, alla metà cioè del XV secolo, dalle stampatrici erano usciti 6 milioni di libri. Una stampatrice tirava 120 pagine all'ora, lo scrivano, nello stesso tempo, poteva scriverne soltanto una. Gli strumenti dello stampatore erano i caratteri tipografici mobili, di metallo. Lo scrivano aveva solo la sua penna e alla fine si arrese. La scrittura e l'aritmetica sono insegnate con cura e rapidità da Samuel Thomas. Superati dalla stampatrice, molti scrivani si dedicarono all'insegnamento e divennero maestri di scrittura. A
Altri si offrirono sulle piazze dei mercati come scrivani a noleggio. L'insegnante di scrittura doveva attirare i clienti distribuendo loro centinaia di fogli dimostrativi, doveva procurarsi esempi per ispirarli e un nuovo libro dei caratteri italici. Gli occorreva uno stampatore a buon mercato, il quale, non potendo riprodurre lo stile personale di ogni maestro di scrittura con i caratteri tipografici mobili, avrebbe utilizzato l'incisione. Ecco Barry Turner. Questa è una lastra di rame. Vi ho inciso una G alla quale sto dando gli ultimi tocchi. Questo tipo di incisione può essere fatta solo a mano. A causa dei numerosi ornamenti delle lettere, un lavoro impossibile da fare a macchina. Nel solco di questa G che sto terminando farò una granitura grezza, poiché per poter trattenere l'inchiostro deve avere un fondo ruvido. Per una lettera più sottile basterebbe un fondo concavo. Ed ora mi dedicherò agli svolazzi. La lastra è posta su quella che noi chiamiamo la borsa di sabbia, che permette di mantenere ferma la mano e far ruotare la lastra sulla quale incidere gli svolazzi. Lo strumento di incisione rimane sempre nella stessa posizione. Solo la lastra viene spostata con l'altra mano, lentamente, inclinandola leggermente, in modo che al centro il solco sia un pochino più profondo che ai lati. Questo naturalmente serve a trattenere l'inchiostro. La lente d'ingrandimento ha una distanza focale di 7 cm e mezzo, ma si deve usare anche con una lastra di queste dimensioni. Non è possibile lavorare ad occhio nudo. Molte delle lettere che incidiamo sono di 1,5 mm circa. La prima cosa che faccio quando mi danno la lastra è di cospargerla tutta d'inchiostro. Riempire, cioè, tutti gli incavi. Quando è piena di inchiostro, e lo si può constatare strofinandola perché brilla tutta, con questo tampone ricoperto di feltro che non assorbe, lo si fa penetrare nei solchi. Occorre poi ripulire la superficie della lastra con lo straccio e con la mano togliere i resti oleosi. Polish the surface of the plate with your hand, which takes off the oily residue of ink, which takes it down to the metal. Ogni stampatore si sentiva ripetere, fin da quando iniziava l'apprendistato, che dalla superficie della lastra ogni traccia di inchiostro doveva scomparire. Per lucidare la lastra si usa il palmo della mano come fosse un brunitoio, lo si cosparge d'inchiostro e all'inchiostro si fa aderire la steatite. L'importante è non togliere l'inchiostro dagli incavi, alla fine l'unico inchiostro rimasto sarà nell'incisione della lastra. Ecco. Una lastra di rame incisa poteva stampare diverse centinaia di copie prima di consumarsi e ogni copia aumentava l'influenza del maestro di scrittura e del suo stile preferito. Una volta lucidata la superficie, con l'inchiostro negli incavi pronto per la stampa, la scelta del tipo di carta più adatto era decisiva. Doveva essere resistente, ma anche abbastanza flessibile da poterla premere nei solchi affinché assorbisse l'inchiostro senza stracciarsi. La carta, prodotta originariamente con stracci, veniva leggermente inumidita prima di essere posta sotto il rullo.
Uno strato di feltro faceva da cuscinetto tra il rullo e la carta inumidita, favorendo la penetrazione di quest'ultima nei solchi pieni di inchiostro. Un'impronta o una macchiolina di inchiostro sulla superficie della lastra potevano rovinare tutto. Sulla lastra di rame si poteva incidere qualsiasi piccolo ghirigoro o svolazzo dell'arte dello scrivano, un'arte che si era sviluppata in contrasto con l'uniformità della lettera stampata. Le incisioni elaborate tormentavano generazioni di bambini. Il lavoro di un ragazzo dai 10 ai 13 anni mostra cosa si potesse fare. Questo è un esempio di scrittura eseguita in una scuoletta di campagna da Richard James, 10 anni, per il Natale del 1854. La portò a casa per mostrare ai genitori quanto fosse stato addestrato bene nell'arte dello scrivere e ogni anno vi aggiungeva dell'altro, esempi dei suoi studi di storia e di geografia. Ecco un resoconto splendidamente disegnato della battaglia di Sebastopoli, con schizzi del terreno e dello schieramento delle truppe, fatti con una penna di metallo. Sono cose che possono interessare ed entusiasmare un ragazzino. Questo aveva certamente una grande abilità, con quella sua piccola penna per esercizi di calligrafia. E non mancava nemmeno un po' di pubblicità per la scuola. Credo che il maestro avesse in mente proprio quella nel porre ai ragazzi questo piccolo compito. Ma ammirate il controllo che si intuisce nel tratto discendente di quella penna sotto la pressione delle dita e la susseguente leggerezza del tratto ascendente che, con il diminuire della pressione, risulta sottile. E poi l'elegante spaziatura delle lettere, con un passo ben misurato nel procedere dell'intera parola. Un bellissimo lavoro. Non credo che molti tredicenni farebbero altrettanto bene al giorno d'oggi. E nemmeno allora, ma gli allievi vittoriani si davano una gran pena, credendo che la loro futura prosperità sarebbe dipesa dall'avere una buona mano. Questi esempi sono fatti per mostrarvi come si formano le lettere. Un tratto iniziale, per far scorrere l'inchiostro nella penna. Un tratto discendente piuttosto grosso, un sottile tratto ascendente ed uno discendente grosso. Non temete di staccare la penna dalla carta se pensate che sia più facile. Ora giriamo e poi premiamo. I loro futuri padroni esigevano il corsivo, ma era uno stile stravagante, pretenzioso e difficile. Era dura per i ragazzi, ma era dura anche per la penna. Now, Cumberland, why isn't that one terribly good? Well, it's a bit heavy there. It's a bit heavy, yes. This quill feels very nice. Questa penna è piacevole da maneggiare. È leggera tra le dita ed è flessibile. L'unico inconveniente è che, naturalmente, cercando di imitare i caratteri dell'incisore, questa penna appuntita si consuma facilmente. La penna tende ad ammorbidirsi per il continuo intingere nell'inchiostro e la punta, essendo molto affilata, si consuma in fretta. Un altro problema infastidì gli amanuensi attraverso i secoli. Le due estremità della punta tendevano a divaricarsi, ispessendo la scrittura più di quanto desiderassero. Than
we want it to. So you can think with all these problems, the quill. Così, come vedete, i problemi esistono. La penna è uno strumento meraviglioso, ma si ammorbidisce, si apre in punta e si consuma. Ed ecco cosa succede. Il quaderno si macchia. Entra ora in scena il pennino d'acciaio. Le molte curve del corsivo strangolano la penna d'oca dopo 2000 anni di servizio. La sostituiscono i pennini d'acciaio, prodotti in massa dalle macchine della rivoluzione industriale.